Storia che stiamo per raccontarvi arriva da Abu Dhabi ed è Marilena la protagonista. Ha fondato una startup per aiutare le persone disabili ad inserirsi nel mondo del lavoro, trasformando la loro assunzione in un vantaggio totale per le aziende, anche in assenza di finanziamenti pubblici. Abbiamo sentito che non sempre le istituzioni sono presenti. Sentite come? Qui siamo a Maraya Island, presso l'autorità che si occupa dello sviluppo del terzo settore ad Abu Dhabi. La disabilità è una cosa che mi sta a cuore, perché questo è qualcosa con cui ho vissuto tutta la mia vita e sono riconosciuta per aver innovato il modo di approcciarsi alla disabilità. Io ho la sclerosi multipla, la mia forma è abbastanza leggera e non visibile, però ha un impatto nella mia vita giornaliera, per cui dobbiamo stare attenti quando pensiamo che la disabilità sia soltanto una cosa visibile. Quindi questo mi ha dato la spinta di aiutare e di supportare le altre persone disabili che hanno meno possibilità rispetto a me. Io sono pugliese, sono arrivata 15 anni fa qui negli Emirati Arabi per seguire la mia dolce metà. Negli Emirati Arabi Uniti non c'è un sistema di social welfare. Se qui non paghiamo tasse, cioè come facciamo a pretendere un sistema del social welfare? Zero tasse. Sono riuscita a trovare un modo affinché il privato sponsorizzi e aiuti le persone disabili, sia attraverso l'impiego inclusivo, sia attraverso il supporto alle terapie e all'educazione. Sono una persona con una condizione cronica neurologica, la sclerosi multipla, che ha un effetto sulla mia vita giornaliera, per cui ma molte persone danno per scontato che io non abbia niente. È stato molto difficile, molti avrebbero abbandonato o lasciato perdere, ma io sono ambiziosa, non mi ferma nessuno. La nostra agenzia, la Butterfly, si occupa dell'empowerment delle persone disabili. Considerate che le persone disabili devono risolvere i loro problemi cercando di essere creativi, e quindi lo saranno anche sul posto del lavoro. Quindi vogliamo che le aziende si rendano conto che l'impiego inclusivo è a loro vantaggio. Una statistica del 2018 prova che le aziende che assumono persone disabili hanno un profitto due volte più alto rispetto alle aziende che ignorano le persone disabili. Io spero di poter vivere a lungo e per sempre negli Emirati Arabi. È un posto che mi rende felice, in cui ho trovato il mio equilibrio. Non diventerò ricca, probabilmente, facendo quello che faccio, ma sicuramente è una grande soddisfazione e ho il riconoscimento delle famiglie, delle persone disabili, del governo, di associazioni internazionali, e questo per me è molto di più dei soldi, dell'aspetto economico.